Ecco, ho sistemato la rettifica per il test di prova. Purtroppo non ho un portadiamante, che è un lavoro che farò prossimamente, e quindi mi sono dovuto arrangiare con questa morsa, ma non va da nessuna parte. E a questo punto proviamo la rettifica con questo nuovo settaggio. Il diamante l'ho messo off center rispetto al centro della mola. Ok. Vorrei colorare la mola per vedere ogni tacchetta sono 2 centesimi. Vediamo. Con segno nero. Sì. Non è ancora giusta. Ok, la coloro perché c'è una parte, per esempio, era rettificata fino qui, l'ultima parte no, quindi quando la colori, se su tutta la circonferenza, una volta che passi il diamante, non vedi nero, è fatta. 2, 4, 6. Vediamo un po'. Perfetta. Va bene. Adesso è una prova. Eccoci. Ci siamo. 2, 4 centesimi. Adesso sembra bella. Too early to judge. Ed eccoci qua. Vediamo un po'. E questo è il lavoro. Siamo lontani da una finitura a specchio. Ok. Come vedete? Buongiorno, bentornati sul canale MacMod, meccanica e modellismo. Oggi sarà una giornata di settaggio. Ieri abbiamo fatto la prima prova sulla rettifica
e ha lasciato una superficie leggermente vibrata. Non siamo fuori in maniera fuori ogni logica, però ci sono delle cose che non vanno. La macchina va, devo cercare di registrarla. Secondo me la maggior parte di queste vibrazioni sono dovute al fatto che la testa vibra. Come vedete la superficie è bella, però ha queste riverberi. Ci sono delle che sono impercettibili a livello di tatto, logicamente. Non ci sono delle montagne, però si vede che è vibrata la superficie. Secondo me la causa maggiore risiede qua, sulla trasmissione. Cerco di farvi capire. Il motore non gira pieno. Ecco, in questo momento sì. Aspettiamo un attimo. Sentite questo ta 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 ta. Guardate, paradossalmente è questo che lo fa, però ci aiuta a capire. È come se non ci sono delle vibrazioni in realtà sottili, ma ci sta come tipo un fuoricentro. Le due cinghie si vede che girano perfettamente bene. Però c'è qualcosa che non va nella... Guardate. La cinghia del motore, la puleggia, gira perfettamente dritta. E guardate sotto qui. Questo. Gira perfettamente in asse, si vede chiaramente. Però c'è qualcosa che disturba. Guardiamo attentamente come si comporta. Adesso un'altra prova un po' strana, però può rendere l'idea di questi scossoni che praticamente ha. Usiamo questa livella. Come vedete la fluttuazione di quei numeri lì va da 0 a 67, a 76. Ecco, queste sono le vibrazioni che noi vediamo sul pezzo. Adesso, come fare? Guardate, c'è un punto in cui c'è questo ritorno. Lo vedete? Ecco, questo io devo cercare in qualche maniera di eliminarlo, perché fino qua va tutto bene. Ecco qui che dopo inizia, in questa fase, a ingaggiarsi questa... Eccola, qua c'è un'altra. Può essere dovuto a un disallineamento del motore, e quindi la cinghia comunque sia si tenne in maniera non corretta sopra le pulegge. Vediamo, questo diciamo un 0,5. Ecco qui, vediamo... Ricordiamoci che era positiva, c'è un grado di differenza. Io non ho un altro sistema per cercare di centrare quanto più possibile il servomotore alla puleggia dell'albero della rettifica.
Ma adesso è tutto un lavoro un po' così di cervellamento, di settaggio, a vedere un attimino piano piano come uno si riesce ad avvicinare a questa cosa qua. 05. Io vorrei riuscire in qualche maniera a sistemare questo. È difficile perché lo devo tenere su per fare il tensionamento della cinghia e nello stesso momento devo cercare di avvicinarmi quanto è più possibile a quello 0,5 lì. Ed è un po' tricky la cosa. Eccola qua, questa è sganciata. Adesso vediamo se riusciamo, tenendo solo questa brugola serrata, se riusciamo in qualche maniera a farlo scendere giù di qualche decimo di grado. Vediamo se riesco a... Ho migliorato, ma non di troppo. Devo riuscire a dar di più. Siamo migliorati, questo è sicuro, e vediamo se in realtà ho tensionato la cinghia più tesa rispetto a prima, che secondo me è qualcosa dovuta a questo tensionamento. Come se le vibrazioni sono diminuite, ma ci sono. Vediamo che non hanno un picco come prima. Il discorso è anche questo. Non mi devo intestardire su una soluzione. Se questa soluzione diventa troppo complicata per tante ragioni, non è un arrendersi su un qualcosa, però io ho il motore originale di questa rettifica. Con quel motore che prima scaldava, le vibrazioni non c'erano. Io non penso che siano queste vibrazioni solo dovute al fatto che ho spostato la testa della rettifica e messa su questo piastrone qui. Qui c'è una questione di trasmissione che dobbiamo prima andare a vedere in maniera molto accurata. E come dicevo, ho il motore originale della rettifica. Grazie a questo amico, che è un esperto di elettronica, siamo riusciti a risolvere il problema del fatto che il motore scaldava. Era dovuto a un settaggio non corretto. Questo era un motore differente da quello lì che io pensavo. Praticamente è un motore Dylander e quindi avevo sbagliato completamente la configurazione dei cavi. Il concetto stella e triangolo per un Dylander non si applica, a tutto un altro metodo, e poi lo vedremo nel video che ho fatto. Adesso volevo smontare il servomotore e mettere sopra la testa il suo motore originale per vedere un attimino se ho comunque queste vibrazioni. Almeno ci serve a capire se è una questione a questo punto di piastra. Vedi, questa
pure il motore gira libero, però una volta che noi mettiamo la cinghia di trasmissione ha questo ritorno strano. Poi odio queste cinghie a volte che sono così. Va bene, non stiamo qua a perdere altro tempo prezioso. Bello. Va bene. Questo è l'unico punto di riferimento che ho. Ok, adesso alza zero. E suo motore, e speriamo che non ci siano sorprese. È bella, eh. A me non dispiace tantissimo nel caso questa soluzione, perché è bella. Cioè, la macchina ha anche la sua estetica. È incredibile. Sono molto contento che abbiamo risolto il problema del motore. Ho quell'amico che è un genietto, Lui fa il disegnatore elettronico, ha la passione logicamente dell'elettronica, ne capisce molto. Qua andiamo a mettere la nostra cinghia, che è tensionata molto bene. Poi posso sempre... Allora, adesso devo riandarmi a trovare i dadi, che è sempre stato un po' rognoso. Vedi, questa gira senza troppi sforzi. Adesso gira bello pieno. Paradossalmente adesso si potrebbe anche rimettere su il suo paracinghia, che la rende bellissima. Perché guardate, se gira bene, non so qua impazzirmi per il servomotore. Certo che così è più bella, eh. Io mi sono imbarcato nella modifica
per la trasmissione con il servomotore, solo perché potevo avere un maggior controllo come numero dei giri. Ok, adesso lo proviamo. Questa velocità 1. Però ancora c'è da fare dei settaggi a maniera. Devo anche regolare l'inverter, perché a velocità 1 mi dà 4594 giri, troppo per le mole che si usano, diciamo, più frequentemente, mentre a velocità 2 spara a 6379, che va bene per le CBN. Il motore non scalda. Le vibrazioni sono molto differenti rispetto a quelle lì che c'erano prima con il servomotore. Ci sono, ma sono di bassa entità. Adesso non posso provare a rettificare. Non posso provare a rettificare perché la mola mi gira troppo veloce. Va a 4500 giri così. Vorrei provare poi qui a metterci un rinforzo per vedere se, diciamo, che le vibrazioni che si sentono sulla testa sono uguali a quelle lì che c'è su tutta la macchina. Adesso voglio trovare un gear ratio differente per l'inverter. Qui mi va a 35 Hz, mentre a 6000 giri mi va a 50 Hz. Però a 35 Hz perdo anche cavalli. La devo mettere a 30 Hz, velocità 1, 30 Hz, e vedere quanto mi dà. Dobbiamo smanettare un pochettino. Ok, all'inverter ho riconfigurato il P27. Il P28, scusate, e l'ho messo a 30. E l'ho messo a 30 e adesso meno numero di giri, meno vibrazioni. Adesso abbiamo i 3800 giri. Fa veramente pochissima vibrazione. Ok, eccoci qua. E finalmente possiamo provare a rirettificare il nostro pezzo. Lo voglio mettere più centrale possibile. Mi metto qui perché riesco meglio a gestire la cosa. Ci fermiamo un attimo. Utilizziamo sempre questo sistema. Ok, così ci avviciniamo.
quindi posizione 1, raising the velocity, e ho dato 4 centesimi. L'ho tirata su un pochettino. È molto più dolce rispetto a prima. Purtroppo mi cala di coppia. E questo lo potrò risolvere con un autotrasformatore da 220. A 380. E sì, ci sono sempre delle vibrazioni, ma molto meno rispetto a prima. Assolutamente non ci sono paragoni, guardate. Considerate che io passando ho fatto tantissime prove. Più veloce, meno veloce, più passata, meno passata. Guardate. A sinistra c'è ieri con il servomotore. Dal centro a tutta a destra è con il motore suo. Ci sono tante migliorie ancora da fare, però siamo sulla strada. Adesso ho fatto tantissime prove. E ho cambiato la Poly J, l'ho messa più stretta, circa 12 mm a 4 coste. E ho messo una mola di diametro maggiore e vediamo come va. Al sound la sento molto meglio. Per adesso sta lasciando una bella finitura. La finitura migliore che abbia mai avuto in tutte le prove che ho fatto. È molto dolce al passaggio. Gli ho dato una passata di 2 centesimi. Se è così, la prossima rettifico il piano e almeno a sgrossare il piano magnetico. Sto dando una passata finitura. Può darsi pure che la mola che utilizzavo prima non era adatta. Sicuramente questa è la finitura più bella che sono riuscito ad avere fino adesso. Ha bisogno di avanzamenti molto piccoli. A 100% ha scaldato un po', ma neanche troppo, perché come vedete riesco a appoggiare, ma non c'è differenza rispetto a prima. La finitura è, ci stanno sempre un po' di vibrazioni, ma minime. So se
riuscite a vedere, ma guardate rispetto a prima, è tutto un altro mondo. Ammazza. No, se è così. E non, siccome ci ho dato 2 centesimi, non so se i tratti che si vedono in realtà sono quelli lì della... Ci do altri 2 e vediamo un pochettino. Adesso anche la temperatura della macchina si dovrebbe essere stabilizzata un gran bel po'. Sa, la velocità degli avanzamenti per una macchina così pure è importante. Non possiamo pretendere di... Sta migliorando, quindi può darsi che erano i tratti di quella lì di prima. Se è così, la prossima... una riaffilata e facciamo il piano magnetico, perché semplicemente messo come l'ho ricevuto ed è in condizioni pessime. Bisogna anche dire che questo è soft metal, non è una piastra temprata questa, quindi pure il materiale conta. Non sto usando refrigerante perché logicamente ancora ci farò una vasca su questo come prossimi lavori, avanzamenti automatici, perché come vedete su questa rettifica non posso dare grosse passate. Veramente, se è così, non mi lamento proprio. Ho cercato 1000 setup differenti. Mi ero un po' demoralizzato. Beh, sicuramente è la finitura migliore che ho rispetto alle macchine utensili. Sono in uscita. Ammazza. È cambiata la macchina in maniera impressionante. Guardate. Come era ieri qui quando ho fatto un altro tipo di prova e come oggi. Freddo il pezzo, eh? Se non ci sono paragoni, la dovete vedere. Quasi uno specchio. Penso che ci posso stare, eh? Si passa da una situazione a un'altra in giro di 10 minuti. Questo è il settaggio che ho fatto. Ho usato una Poly J più stretta rispetto a prima e a 4 coste, un po' più lunga perché non sono riuscito a trovarla di una dimensione migliore. C'è da fare un'altra prova volendo, a mettere il servomotore qui sopra e vedere se reagisce meglio. Poi ho messo una ruota da 150
è tedesca, questa mola è buonissima. E il problema è trovarle. Ma per il momento, rispetto a com'era prima, non mi posso proprio lamentare. Guardate che schifezza. In qualche prova che ho fatto, poi si è andata a migliorare e finalmente ho raggiunto questo tipo di grado di finitura, che è il migliore in assoluto. Avanzamenti molto bassi e passate da 2 centesimi.